Primi anni 60 sono gli anni del boom economico. L'industria italiana tira. Nelle fabbriche si produce a ritmi sempre più frenetici. Va bene le nuove macchine, i nuovi sistemi, ma io che faccio? Che senso ha il mio lavoro? Dove sta la responsabilità e quindi la dignità dell'uomo in queste condizioni? Riprendono le lotte operaie, alimentate da una nuova generazione di lavoratori, giovani, in gran parte immigrati meridionali, che vanno avanti tra mille difficoltà nelle città del nord. Io credo che possiamo dire in senso generale che i lavoratori immigrati hanno portato una grande, enorme carica di lotta. Hanno portato molti di essi una coscienza, ecco, una coscienza di classe, ecco, che è anche il frutto di una tradizione, il frutto delle loro lotte, il frutto delle lotte della terra, dell'occupazione delle terre. Tra le cause di questa mobilitazione ci sono le condizioni sempre più dure imposte dai ritmi del nuovo ciclo produttivo. Un lavoro meccanico e alienante, alla catena di montaggio. E lei quanti pezzi fa? Dipende, se la macchina va bene se ne fanno 25.000. E per 25.000 volte lei deve fare quel gesto? Eh sì. Gli operai chiedono ritmi meno massacranti, riduzione dell'orario, miglioramento delle condizioni di lavoro. Sono richieste che però restano inascoltate. Rabbia e malcontento sfociano in proteste sempre più dure, come a Torino con gli scontri di Piazza Statuto. È il luglio del 1962, ma qualche risultato viene comunque raggiunto. Per la prima volta il sindacato entra nella fabbrica e realizza così i primi momenti di partecipazione operaia all'attività negoziale del sindacato. Non si tratta più, come accadeva per il passato, che a Roma la dirigenza sindacale trattava il contratto in modo spesso avulso dalla volontà dei lavoratori della fabbrica. Per la prima volta i lavoratori partecipavano alla soluzione dei problemi che li riguardavano da vicino. Negli anni che seguono le rivendicazioni si moltiplicano, una combinazione esplosiva che i sindacati non sembrano in grado di disinnescare. Chi non è per l'occupazione della fabbrica alzi la mano. 1. Chi è adesso per l'occupazione della fabbrica, alzi la mano. Approvato all'unanimità. A cambiare è la stessa composizione della classe operaia. Nasce un nuovo soggetto, l'operaio massa, non specializzato, che introduce nelle forme di lotta un elemento di spontaneismo e di scontro a tratti violento con le gerarchie di fabbrica e con gli stessi sindacati. Mossi da una forte spinta egualitaria, gli operai alzano l'asticella delle rivendicazioni. Chiedono molto, anzi, vogliono tutto.